saranno pronti. Catania sarà una delle città meglio calcolate d'Italia. Grazie al Ministro, grazie a Rodrigo. Noi stiamo continuando i lavori per la metropolitana di Catania e quelli per l'aeroporto e per il porto. E Catania sarà la città del sud con il più alto numero di metri di metropolitana per abitante e quindi un trasporto moderno e adeguato. Sì, signor Presidente, io naturalmente mi avvio a concludere per ovvie ragioni, per non eccedere nell'avere abusato della vostra cortesia. Ma voglio esprimere la mia profonda gioia per una ragione ancora più importante che riguarda la mia città. Finalmente negli ultimi mesi, signor Presidente, si torna a parlare di sud, si torna a parlare di mezzogiorno. Negli ultimi anni la parola mezzogiorno, vero Anna, era scomparsa dal vocabolario politico del nostro paese, era scomparsa dall'agenda, non c'erano più neanche le citazioni formali che si facevano una volta a proposito della questione femminile, della questione meridionale e di quella dei giovani. Avevano cancellato la parola mezzogiorno. Oggi la parola è ritornata, ma non solo la parola, progetti concreti, importanti e decisivi. E mi permetto di ricordare e di ricordare quali sono, secondo me, i 5 punti critici per consentire al mezzogiorno di recuperare il deficit e di essere la locomotiva che trascina la ripresa del paese. Perché sappiamo perfettamente che quando l'economia andrà bene, nel nord dell'Italia noi possiamo avere una crescita del 2%, del 2,5%, ma quando noi abbiamo la possibilità di avere una crescita del 7%, dell'8%, avremo una capacità di trascinare mezzo sull'economia del paese. I 5 fattori critici di successo sono il deficit di infrastrutture. Abbiamo bisogno di avere infrastrutture, soprattutto l'alta velocità o la velocizzazione sulla Salerno-Reggio Calabria, e in quel quadro rivedere anche la questione del ponte. Il costo dell'energia e dei trasporti. Da noi l'energia costa un terzo più che a Brescia. Abbiamo l'acciaieria che ha una sede a Catania e a Brescia, lavorano, dicono i proprietari che sono bresciani, lavorano meglio qui che a Brescia, ma l'energia costa un terzo in più. E siccome sono imprese ad alta capacità di assorbimento di energia, capite cosa vuol dire. La difficoltà di accesso e il costo del credito. Matteo ha fatto una grande scelta nell'ultima legge di stabilità. Hai puntato anche sul credito d'imposta, su un credito cioè autonomo che premia non chi investe, ma l'investimento che ha successo. Questa è la strada, senza mediazione né della burocrazia né della politica. L'incentivo deve essere automatico. Il quarto fattore critico è quello della criminalità organizzata e mafiosa, evidentemente. E il quinto è la maggiore inefficienza della pubblica amministrazione rispetto allo standard nazionale, su cui bisogna investire. Signor Presidente, io considero che dal governo c'è veramente il segno di un'attenzione vera e non di circostanza verso questa tematica.